Onorevole, si celebra il congresso unitario qui ad Avellino, ovviamente poi ci sono subito dopo gli appuntamenti elettorali per le amministrative del capoluogo e le europee. Sì, oggi è una giornata importante perché si torna a celebrare il congresso provinciale di Forza Italia, una classe dirigente che deve essere all'altezza delle sfide che ci attendono. Avremo il congresso nazionale il 23 e il 24 di febbraio e poi elezioni comunali ed europee l'8 e 9 giugno. Una grande sfida per Forza Italia, una sfida che raccogliamo, vogliamo proporre classe dirigente in grado di parlare al paese, di parlare alla Campania e poi naturalmente dopo le elezioni europee, la grande sfida, la madre di tutte le battaglie, le elezioni regionali, ottobre 2025, quando finalmente potremo voltare pagina e dimenticarci di questi 10 anni di governo De Luca. Prima però c'è il passaggio delle amministrative nel capoluogo irpino, che è l'unico capoluogo che va al voto, ma il centrodestra riuscirà ad andare unito? Ma io lo spero, vuol dire, passata la stagione congressuale proporrò un tavolo agli alleati per trovare una sintesi sui nomi da proporre, quindi sono tutte le condizioni perché si vada uniti, perché si faccia la stessa scelta, in anticipo e in accordo. Noi perdiamo le comunali quando scegliamo all'ultimo momento, quando litighiamo tra di noi, quindi deve essere da monito quello che è accaduto nel passato perché non accada più. Il nome di Rino Genovese avanzato da esponenti autorevoli del suo partito è il nome giusto? Ma guardi, noi siamo disponibili a discutere di ogni proposta, quindi è una proposta quella di Genovese di alto livello, naturalmente ci va lavorato, va concordato con il potenziale candidato, e quindi diciamo è una proposta autorevole senza dubbio. E vogliamo però incontrare i nostri alleati per capire con loro le condizioni per poter affrontare insieme questa campagna elettorale, quindi voglio dire, penso che Fratelli d'Italia stia cercando una sua identità perché ha cambiato coordinatore provinciale, ha preso al suo interno gente che sta con il centro-sinistra, quindi penso che Fratelli d'Italia debba capire un attimo chi è, dove va e poi potremo sederci insieme a loro per scegliere insieme.